stessa di democrazia parlamentare, cioè il Parlamento sta già in una funzione ancillare rispetto all'esecutivo, cioè il dominus è il governo, è l'esecutivo, tanto più che in situazioni come quella che si è venuta a determinare in questa legislatura, in cui il capo del governo è anche il capo del partito, è il segretario del partito di maggioranza relativa e soprattutto è colui che è il dominus anche nella formazione delle liste. Questo è accaduto per il Porcellum e accadrà poi, diciamo, continuerà purtroppo ad accadere anche con l'Italicum. Perché ho voluto sottolineare questo? Perché noi ci troviamo di fronte già ad un processo molto pesante di degenerazione della democrazia nel nostro paese, e il mantra che si è ripetuto per anni e anni e anni della riforma, che era necessario rivedere la Costituzione, era necessario mettere mano alla seconda parte della Costituzione, è stato accompagnato tutti gli anni, ancor prima, diciamo, già dalla fine della prima, dall'inizio, diciamo, forse quasi nella seconda parte finale della prima Repubblica. E questo ritornello del fatto che bisognasse comitati, bicamerali, ne possiamo citare tantissimi, è stato quello che ha accompagnato, a mio avviso, un tentativo da parte delle classi dirigenti, della classe politica, di togliere da se stessi la responsabilità anche della situazione del Paese e addossarlo tutto addosso alla Costituzione. Cioè, è stata fatta già un'operazione, a mio avviso, in tutti questi anni, che è stata un'operazione ideologica molto forte e pesante, che ha fatto sì che tutto quello che non funzionava, e questo è cresciuto anche con il crescere della stessa crisi e anche con la crisi, diciamo, delle istituzioni, anche del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, è stato tutto in qualche modo addossato e ricercato addosso alla Costituzione. Questa è l'operazione che è stata fatta. Chi con l'idea dell'ammodernamento, chi con l'idea proprio, diciamo, di scaricare le responsabilità, continuando in questa finzione che va avanti, che toccando solo la seconda parte non si mettono in discussione invece i principi della prima parte, che è assolutamente falso. È assolutamente falso. Questa revisione costituzionale intacca, non ripeto le cose che ha detto qui Felice, ma intacca l'articolo 1 della Costituzione, là dove si dice che la sovranità è del popolo. Questa è la prima questione, diciamo, che viene messa in discussione da questo processo di revisione, con i tentativi fatti già e acclarati con le province, ma con il Senato, che non viene più eletto direttamente. E come dice sempre Alessandro Pace, io qui lo voglio ripetere, che è il presidente del Comitato per il No, come si fa a far sì che possa esserci una funzione legislativa da parte di organismi che non sono eletti direttamente dai cittadini? Cioè, la funzione legislativa di per sé, cioè chi fa la legge, non può che avere una legittimazione nel popolo, cioè è la funzione, diciamo, quella principale che necessita, non è solo una funzione amministrativa, è la funzione quella fondamentale, cioè le leggi possono essere fatte soltanto da coloro che sono eletti direttamente dai cittadini. Questo è messo totalmente in discussione. Con questo mantra noi ci siamo trovati di fronte a vari tentativi, anche all'inizio di questa legislatura. Voi sapete, fu presentata la proposta di modifica anche del 138 da Letta per avviare, diciamo, l'idea di una commissione di revisione, i saggi da parte di Napolitano che erano stati insediati, ma le caratteristiche con cui è stato avviato tutta la discussione e il procedimento al Senato sono stati immediatamente delle forzature, è inutile che ci giriamo intorno, mentre è chiarissimo, insomma, non è che bisognava
scomodare vari costituzionalisti nel dire che certamente la revisione costituzionale, tutte le leggi di modifica costituzionale non possono che essere approvate che con le procedure ordinarie, anzi rafforzate, perché il 138 è nel descrivere come è possibile, diciamo, modificare la Costituzione, dice con chiarezza che il procedimento deve essere un procedimento non certamente straordinario, ma anzi il contrario, un procedimento lento. Non a caso, diciamo, il periodo di riflessione che viene indicato, perché metter mano a una revisione costituzionale è per i costituenti era, diciamo, un elemento di carattere certamente che non poteva essere troppo semplice e comunque doveva essere, diciamo, puntuale. Questa revisione costituzionale invece è una revisione costituzionale molto ampia. Non è che stiamo facendo una legge costituzionale come altre che ne sono state fatte, che comunque modificano un articolo, ne aggiungono uno. Questa è una revisione costituzionale amplissima. Le procedure che sono state utilizzate sono state fin dall'inizio delle procedure di carattere straordinario. Ora, io lo dico con chiarezza, c'erano varie proposte di legge di revisione sul dibattito del superamento, anche qui insomma, no, questo ritornello continuo del bicameralismo paritario di vario genere. Noi ne avevamo presentata una che proponeva un senato di 150 senatori, una Camera di 350, quindi come vedete un Parlamento anche molto, molto snello, con delle funzioni diversificate anche tra Camera e Senato, ma in capo al Senato delle funzioni molto forti, diciamo tipo Senato americano, di controllo, di inchiesta e quindi, diciamo, con effettivamente una possibilità di esercizio anche di controllo forte e di contropotere. Ora, tutta questa discussione è stata immediatamente bypassata, cioè quando si dice che non avevano altra strada è tutto sbagliato, non è assolutamente vero. Tutte le varie proposte di modifica, anche diverse e di ragionevoli, che aveva un solo punto comune, queste, perché ce n'erano anche altre, insomma, non solo la nostra, chi aveva presentato quella che comunque aveva anche numeri diversi, ma partivano tutte dal presupposto che non doveva essere, diciamo, intaccato il rapporto anche tra, anzi bisogna rafforzare i poteri del Parlamento, e quindi il sistema del controbilanciamento deve essere evidentemente, e dei contrappesi che sono l'essenza della democrazia, deve essere rafforzato, visto appunto tutto quello che è accaduto in questi anni nel nostro sistema democratico. Quindi interveniva anche pesantemente nel ridurre la possibilità dell'utilizzo della decretazione d'urgenza, della fiducia, quindi insomma erano proposte che miravano ad affrontare il tema che è già sotto gli occhi di tutti noi, che è quello appunto dell'indebolimento dei poteri del Parlamento, rafforzando anche la funzione di controllo e la separazione dei poteri. Si è fatto un altro percorso immediatamente. Guardate, io sono stata quella all'epoca che ha presentato 6.000 emendamenti in aula, in commissione, ragionevoli, perché presentavamo le nostre proposte, e questo l'abbiamo fatto perché non c'era stata data alcuna possibilità di fare, diciamo, un minimo di ragionamento e di discussione seria. Basata su cosa? Io, e di questo ne sono convintissima, qual è l'emergenza oggi per la nostra democrazia? L'emergenza per la nostra democrazia è quella dell'astensionismo fortissimo, è quello del fatto che i cittadini sono sfiduciati, depressi, non credono nei propri rappresentanti, non credono nelle istituzioni, e quindi a nostro avviso bisognava intervenire sul rafforzamento invece di tutti gli strumenti di partecipazione diretta. Penso al rafforzamento degli strumenti del referendum, delle leggi di iniziativa popolare, e comunque rafforzare, mettere in campo una serie anche di possibilità anche di cambiamento della Costituzione che però tentassero di sanare, diciamo, questa crisi forte
del rapporto tra i cittadini e il Parlamento e le istituzioni. Questo era, diciamo, la questione vera che noi abbiamo sempre posto in campo. Invece fin da allora lì fu utilizzato il canguro, quello originario, chiamiamolo così, nel senso che sembra ormai ne parlano tutti, ma insomma allora fu utilizzato il canguro importandolo dalla Camera, dal regolamento della Camera, perché di fatto al Senato non c'era, e quindi violando innanzitutto il fatto che non si poteva, che non era possibile a nostro avviso intervenire su modifiche costituzionali attraverso una procedura straordinaria. Quando dico un utilizzo del canguro assolutamente al di fuori di tutti i regolamenti parlamentari, noi investimmo, come voi ricorderete, anche direttamente il Presidente della Repubblica di questa prima gravissima violazione. Perché guardate, io ero al Senato anche quando c'è stata la riforma di Berlusconi, quella che per fortuna il referendum poi non confermò, ma non furono utilizzati, e questo dispiace dirlo, ma le cose sono andate esattamente così, non furono allora utilizzate in quella revisione costituzionale, che non ci stava assolutamente bene, che combattemmo, ma fummo messi nelle condizioni di poter fare, diciamo, la nostra parte fino in fondo come opposizione. Non furono utilizzati trucchi e trucchetti regolamentari per impedire una discussione libera, e anche, diciamo, furono dati dei tempi che erano, diciamo, adeguati ad un procedimento così complesso come quello di una modifica costituzionale. Invece qui le cose sono andate subito diversamente. Questo poi è accaduto, ha portato ovviamente alle forzature anche alla Camera. Nel ritorno al Senato è stato utilizzato, già sperimentato per la legge elettorale, il famoso emendamento premissivo per evitare, diciamo, e far decadere tutti gli altri emendamenti. Stessa cosa è accaduta poi nel secondo passaggio al Senato. Quindi le forzature sono state molto gravi, tali a nostro avviso anche da inficiare fortemente proprio la legittimità di questa revisione stessa. Ma ora arriviamo, questo è stato il percorso, quindi, e poi probabilmente da parte di alcuni c'è stata un'esagerazione nell'utilizzo, penso alla seconda fase, diciamo 80 milioni di emendamenti, ma le forzature, io non posso non dirlo, sono nate subito dal momento stesso in cui è iniziato il procedimento. Ma poi la prima grande forzatura, cioè è iniziata con un testo del governo, questo è il punto, cioè il governo che ha presentato e ha imposto, anche lì con operazioni anche un po' disinvolte per quanto riguarda il voto in Commissione Affari Costituzionali, ha imposto il proprio testo. Cioè, e la revisione costituzionale dovrebbe essere una competenza esclusiva del Parlamento. Il governo non dovrebbe neanche essere presente, diciamo, nel momento in cui si fa questa discussione. Invece l'iter è iniziato con l'imposizione del testo base, quello del governo. E questo è stato il percorso che ha contraddistinto tutto il lavoro fino a qua. E noi oggi ci troviamo di fronte ad una possibilità, però, perché guardate, tutte le riforme che lui chiama riforme, penso al Jobs Act, alla cosiddetta buona scuola, tutte quelle che hanno accompagnato, diciamo, parallelamente la revisione costituzionale, sono quelle che confermano quello che dicevo all'inizio, che questa riforma, per dall'articolo 1 a tutti gli altri, all'articolo 3, perché anche il principio di uguaglianza, se lo esaminiamo, il combinato disposto tra legge elettorale e riforma costituzionale è assolutamente messo in discussione, ma e la separazione dei poteri, il resto, ma se leggiamo questa revisione costituzionale insieme a tutte le altre riforme che mettono in discussione principi dalla Repubblica fondata sul lavoro a tutti gli articoli che riguardano, per esempio, la scuola pubblica, noi ci rendiamo conto che
se dovesse malauguratamente essere confermata questa riforma costituzionale, noi ci troveremmo di fronte ad una davvero un assetto sia dal punto di vista istituzionale, ma sia dal punto di vista proprio dei principi della nostra Costituzione, del nostro sistema, completamente cambiata, mutata totalmente. Quindi il quadro che ci hanno consegnato i padri costituenti, sia nei principi sia nelle aspirazioni, viene completamente stravolto. E questa è, non facciamo l'errore di pensare che sono cose diverse, non lo sono. Tanto è che io spero che insieme noi faremo anche l'altra raccolta, non solo sull'Italicum, sulla legge elettorale, ma anche sul Jobs Act, contro la buona scuola, perché il quadro totale di tutti questi interventi da parte del governo Renzi sono stati tali da mutare totalmente il quadro costituzionale, il quadro dei riferimenti della nostra Repubblica. Questo è il punto, ha ragione Felice, questa Repubblica nasce con un referendum tra monarchia e Repubblica e rischia con questo referendum appunto di affossare quella che era stata, diciamo, l'aspirazione su cui erano nati la nostra Costituzione. Ora abbiamo, dico anche sul referendum plebiscitario, cioè il referendum confermativo nasce come strumento della minoranza, cioè uno strumento di una minoranza che si oppone a quella revisione costituzionale, e invece si sta facendo l'operazione di trasformarlo in un plebiscito, Renzi sì, Renzi no. Quindi noi anche su questo dobbiamo assolutamente essere in campo per rifiutare, diciamo, questo utilizzo strumentale del referendum. Il referendum confermativo non ha il quorum, proprio per questo, perché serve, diciamo, era nato per far sì che una minoranza vada a votare e possa non bloccare appunto una revisione costituzionale, il patto su cui si fonda la Repubblica. Ci sono tante forze che hanno detto no, ma come vedete ci stiamo muovendo ancora non in molti, perché anche altre forze che pure hanno votato contro questa revisione costituzionale non sono ancora in campo. Noi abbiamo la necessità e l'urgenza di moltiplicare tutte le iniziative che possiamo fare, perché davvero io lo dicevo domenica scorsa alla nostra assemblea di Sinistra Italiana a Roma, guardate, il referendum costituzionale è la linea del Piave, per noi è la linea del Piave, perché se noi riusciamo a bloccare questa revisione costituzionale, io sono convinta che anche poi con gli altri referendum riusciremo a bloccare quelle altre riforme e interventi disastrosi per i diritti dei lavoratori, per la scuola, e sperando anche di fare qualcosa al referendum del 17 aprile contro le trivellazioni. Anche lì, per fare in modo di non avere il quorum, si mette il 17 aprile. Quindi guardate, la battaglia sulla Costituzione diventa, come sempre è stata, la madre di tutte quante le battaglie. Se noi vogliamo ricominciare a rimettere in campo la democrazia, la partecipazione, un progetto diverso per questo paese, per noi il referendum di ottobre, guardate, è davvero quello, la partita, diciamo, della vita, ecco. E che quindi su questo io penso che non bisogna, appunto diceva Lidia, fare tanti comitati, farli con chiunque, trasversali. Io da questo punto di vista credo che noi tutto quello che possiamo per far sì che le persone, gli uomini e le donne di questo paese vadano a votare, perché è fondamentale quello, è fondamentale portare a votare per il referendum, perché appunto non c'è quorum e chi va ed è motivato può determinare il blocco di questa deformazione, diciamo, della nostra Costituzione. Grazie. Grazie davvero Lorena De Petris, anche grazie per averci dato una luce e un suo osservatorio privilegiato sulle problematiche che riguardano non solo il merito della riforma, ma anche il metodo, revisione, chiedo scusa ancora, ma che riguardano il metodo, perché il metodo in democrazia non dico che vale tanto quanto il merito, ma sulla revisione della Costituzione diciamo che più o meno ci siamo.
E dispiace anche che siano stati proprio che sia stata proprio questa maggioranza di governo che vede come partito principale il Partito Democratico a utilizzare un metodo che non è stato utilizzato neppure nella revisione precedente dal governo Berlusconi. Questo è davvero un dispiacere. Io cosa chiederei a Alfredo Dattore? Chiederei cosa ci aspetta da adesso in poi, ovvero la sfida da qui a ottobre, nel momento in cui ci sarà il referendum, come mandare avanti, come portare sui territori questa sfida? Noi qui nel Nord Milano e in tutta questa zona abbiamo, e a Milano abbiamo già cominciato a creare i comitati, abbiamo creato comitati in tutti i 7 comuni che stanno a nord di Milano. Niguarda con questo evento dà anche l'avvio, direi anche in pompa magna, visto il numero di presenze di persone. Ringrazio tantissimo davvero ancora tutti per essere magnifica partecipazione, che mi conferma in una convinzione che io ho, che la partita sia assolutamente aperta e che alla fine, se ci impegneremo, se ci metteremo tutta la passione e l'energia che questa battaglia merita, alla fine a vincere sarà la Costituzione, nonostante tutta la forza mediatica, economica che metteranno in campo. Gli interventi che ci sono stati mi sollevano molto, diciamo, dal dover aggiungere altre considerazioni. Indicherò semplicemente 3 ragioni che secondo me dobbiamo far vivere molto nei prossimi mesi, con un lavoro che deve essere capillare e che si deve anche articolare in maniera plurale. Nascano quanti più comitati possibili, ognuno utilizzi le sue ragioni. La battaglia referendaria deve vivere anche di una sana trasversalità, perché è sempre stato così, e le battaglie referendarie non sono mai battaglie di un singolo partito, di una singola forza politica, ma devono essere sempre battaglie che mettono assieme anche parti politiche diverse, soprattutto quando in gioco è un bene come quello della Costituzione repubblicana e antifascista. Io credo che ci siano 3 ragioni fondamentali per fare fino in fondo questa battaglia. Una è di metodo, una è di merito e una riguarda più in generale la posta in gioco politica, se possiamo dire così. La prima ragione di metodo riguarda il modo in cui questa deformazione costituzionale è stata portata avanti. Noi abbiamo avuto un governo che ha sostanzialmente espropriato il Parlamento su una materia che è integralmente, squisitamente di competenza parlamentare. E già questa sarebbe una ragione per dire no, per opporsi a questa deformazione. Vi posso raccontare degli episodi che sono accaduti. Noi abbiamo avuto una discussione alla Camera in cui a un certo punto era sembrato possibile in commissione modificare il famoso articolo 2 della riforma, quello in cui si arriva a prevedere che in un Senato fatto di consiglieri regionali e di sindaci nominati da consiglieri regionali poi ci siano anche dei senatori, chissà perché, nominati dal Presidente della Repubblica. E in commissione eravamo riusciti a modificare quell'articolo. Apriti cielo, c'è stata una reprimenda per cui il voto in commissione su un singolo emendamento, non sui pilastri della riforma, ma su un singolo emendamento, è stato vissuto come un agguato al governo. Quei deputati che in commissione avevano votato quell'emendamento sono stati additati, all'epoca alcuni di noi eravamo ancora nel PD, come coloro che tradivano un vincolo di lealtà nei confronti della maggioranza di governo e del proprio partito. Cioè, noi abbiamo trasformato il voto su ogni singolo emendamento della riforma in un voto di fiducia sul governo, un metodo sbagliato e inaccettabile. A questo si unisce la maggioranza con cui è stata approvata la riforma. Come sapete, il filo conduttore per lunghi mesi è stato rappresentato dal patto del Nazareno, cioè si è costruito un accordo sostanzialmente extraparlamentare che aveva come contraenti principali Renzi e Berlusconi, un accordo i cui contorni non sono mai stati chiariti fino in fondo, tant'è che poi questo accordo è finito per ragioni che nulla avevano a che fare col merito della riforma.
E ci sono state lunghe settimane in cui in Parlamento noi abbiamo provato a migliorare quella riforma, perché tanti di noi non avevano e non hanno un'obiezione di principio a un ragionevole e sensato parziale ammodernamento della seconda parte della Costituzione. Non c'era un'ostilità pregiudiziale a una riforma del bicameralismo perfetto fatta per bene. C'era la volontà di agire facendo pesare e contare il Parlamento e provando a fare le cose per bene in maniera ordinata. E quando abbiamo presentato degli emendamenti che ad esempio dicevano anziché avere una Camera di 630 e un Senato di 100, ma scusate, ma perché non facciamo questa riduzione in maniera più bilanciata? Appunto, perché non tagliamo un po' di deputati, 500, 450, e facciamo un Senato che abbia una consistenza come adesso pari alla metà della Camera? Oppure quando chiedevamo, con emendamenti presentati, di dire ma questo nuovo Senato che cos'è? Qual è la sua natura? Qual è la sua funzione? O lo aboliamo e andiamo verso un sistema monocamerale, oppure dobbiamo fare una cosa che abbia un senso, cioè che diventi o un Senato effettivamente di rappresentanza delle autonomie territoriali sul modello del Bundesrat tedesco, oppure, altra ipotesi possibile in sé coerente, un Senato delle garanzie, eletto dal popolo con metodo proporzionale e che si occupa di grandi questioni che attengono ai diritti, alle libertà civili e che funga da contrappeso rispetto invece a una Camera politica eletta col maggioritario che dà la fiducia al governo. Quando questi emendamenti venivano presentati, io ricordo bene che l'obiezione che mi veniva rivolta dal ministro Boschi, dal capogruppo del mio allora partito in commissione, non era di dire guarda Alfredo questi emendamenti sono sbagliati, era un atteggiamento che allargava le braccia e diceva sì tu hai ragione, certo il Bundesrat sarebbe una soluzione molto più ragionevole, ma come si fa? Noi abbiamo un accordo con Forza Italia che è diverso, che è bloccato, non possiamo fare altrimenti. Ora noi ci troviamo di fronte al capolavoro geniale, meriterebbero questi signori veramente una statua gigantesca, di riforme che non sono state migliorate perché c'era un accordo extraparlamentare blindato con Forza Italia e alla fine dell'iter con Forza Italia che non vota quelle riforme. È una situazione pazzesca, cioè non abbiamo né ottenuto il risultato attraverso il metodo parlamentare di poter intervenire e migliorare, né abbiamo alla fine, come dovrebbe essere nel caso di un iter di revisione costituzionale, una maggioranza che sia una maggioranza più ampia della maggioranza di governo. Direi che la sintesi migliore è Cornuti e Mazziati, appunto, esattamente così. Ora, tra l'altro, questo errore è la reiterazione diabolica di un errore già altre volte commesso negli ultimi almeno 15 anni, perché anche questa retorica, finalmente si interviene sulla Costituzione, non è assolutamente vero. Ci sono stati già tre pesanti interventi sulla Costituzione negli ultimi 15 anni, si sono risolti in altrettanti tre disastri. Ha sbagliato il centrosinistra nel 2001, quando con 4 voti di maggioranza per finalità del tutto elettoralistiche ha fatto quella sbagliata riforma del titolo V, di cui poi abbiamo pagato le conseguenze per anni. Sbagliato il centrodestra quando ha fatto una riforma costituzionale in senso sostanzialmente presidenziale nel 2005 e lì fortunatamente la battaglia referendaria riuscì a impedire quello stravolgimento della Costituzione. Io voglio qui ricordare una figura come quella di un vero galantuomo, di Oscar Luigi Scalfaro, che guidò quella battaglia referendaria al successo. E abbiamo sbagliato tutti insieme ancora nel 2011-2012, quando presi dall'emergenza finanziaria abbiamo accettato il cambiamento di un punto fondamentale della nostra Costituzione, l'articolo 81, introducendo l'assurdità del pareggio di bilancio. Quindi questi tre gravi errori avrebbero dovuto indurre a una certa cautela, a un certo senso della misura nel momento in cui si interveniva sulla Costituzione. La seconda ragione è tutta di merito, perché noi abbiamo fatto un pasticcio, un vero e proprio pasticcio.
non abbiamo riformato il bicameralismo appunto né nel senso di un passaggio a un sistema monocamerale, né nel senso di un bicameralismo veramente differenziato, perché nessuno è stato finora in grado di spiegare che cosa diavolo sia questo nuovo Senato. Un Senato formato da 74 consiglieri regionali di cui ancora adesso non si capisce come saranno eletti dopo il pasticcio che è stato realizzato nel corso dell'ultimo passaggio al Senato, per cui non si capisce. Questi si sommeranno 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica. Ora, qual è il senso di una composizione di questo tipo? Credo che nessun costituzionalista al mondo, ma neppure nessuna persona di buon senso, sia in grado di spiegarlo. In una situazione in cui il procedimento legislativo diventa più farraginoso e complicato, con 10 modalità diverse che ci saranno di approvare una legge, e in cui non abbiamo risolto il vero problema del bicameralismo paritario italiano, che non era, attenzione, i tempi di approvazione delle leggi, perché basta una semplice analisi comparativa per vedere che in Italia le leggi non si fanno più lentamente rispetto alle altre grandi democrazie europee. In Italia, anzi, di legge ne facciamo fin troppe. C'è un'ipertrofia legislativa. Il problema che in Italia abbiamo è che le leggi le facciamo male, le scriviamo ancora peggio, e avere invece una Camera territoriale che rappresentasse seriamente il punto di vista dei territori avrebbe potuto aiutare non già la velocità, ma la qualità e la partecipazione dei territori al processo legislativo. Questo tema, che era un tema serio, è stato totalmente eluso e non risolto. A ciò si aggiunga la connessione tra la riforma del Senato e la legge elettorale. Su questo Besostri ha detto parole chiare. È evidente che noi a ottobre, quando voteremo sul referendum costituzionale, esprimeremo un giudizio anche sulla legge elettorale. Le due cose sono strettamente connesse. Ci sarà una raccolta di firme probabilmente già a partire da aprile fino a giugno per i referendum abrogativi sull'Italicum, ma quei referendum vedranno la luce soltanto se noi vinceremo la battaglia di ottobre, perché altrimenti è molto probabile che, diciamo, dopo l'eventuale successo del referendum, Renzi prenda l'abbrivio di elezioni anticipate per capitalizzare il successo ottenuto in quella consultazione. Ed è evidente che quella legge elettorale, lo ha detto benissimo Besostri, resuscita i vizi peggiori del Porcellum: la sottrazione ai cittadini del diritto di scegliere la maggioranza dei parlamentari e un premio di maggioranza ancora più abnorme del Porcellum, che realizza di fatto una trasformazione della nostra forma di governo, creando un sistema ancora più squilibrato e più pericoloso rispetto a un vero sistema presidenziale, perché col presidenzialismo si può essere d'accordo o no, ma un sistema presidenziale fatto per bene ha i suoi equilibri e i suoi contrappesi. Vive di un capo dell'esecutivo eletto direttamente, ma di un'assemblea legislativa che ha una fonte di legittimazione distinta, autonoma e indipendente da quella del capo dell'esecutivo. Noi qui invece realizziamo il principio di una sostanziale elezione diretta del Premier. Pensate, nella legge elettorale si reintroduce il concetto di capo. Ogni partito, nel momento in cui presenta la lista, deve indicare qual è il suo capo. È scritto proprio così nella legge elettorale: il capo. E quel capo del partito che vince diventa di fatto il Premier eletto direttamente. Premier che si nomina una parte fondamentale dei parlamentari che gli dovranno votare la fiducia, Premier che non avrà un Parlamento dotato di una fonte di legittimazione autonoma, perché qui abbiamo, come dire, copiato male il sistema dei sindaci, ma come si può pensare di eleggere un Parlamento che è la sede della sovranità popolare con lo stesso meccanismo con cui si elegge un consiglio comunale? Per cui è l'esito del voto sul candidato Premier che determina la composizione del Parlamento. Siamo evidentemente
di fronte a una forma di presidenzialismo mascherato più pericoloso e più squilibrato rispetto a un vero presidenzialismo, con un meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza che attraverso questo meccanismo del ballottaggio, non nei singoli collegi come nel doppio turno alla francese, per cui in ogni collegio il cittadino sceglie il proprio rappresentante. Qui c'è un ballottaggio nazionale, per cui può accadere che un partito che magari al primo turno ottiene sì e no il 20% dei voti va al ballottaggio e poi al ballottaggio vince. Pensate, in una situazione in cui ormai la partecipazione al voto va attorno al 50%, un partito che ha il 20% dei voti, cioè grosso modo il 10% della rappresentanza reale della società, conquista il controllo totale del governo e del Parlamento. È accettabile o no? Quale tipo di sistema stiamo costruendo? Io credo che questi argomenti debbano essere fatti valere con grande determinazione, e noi dobbiamo dire con chiarezza che subito dopo l'esito positivo del referendum ci impegneremo per introdurre una legge elettorale che a quel punto dovrà valere per Camera e Senato. Io personalmente, vi confesso una mia posizione personale, non vedrei male in questa situazione anche un ritorno al Mattarellum come soluzione di emergenza, che comunque è un sistema che è quello che ha funzionato meno peggio negli ultimi 20 anni. Si reintroduce il Mattarellum per Camera e Senato e finalmente si restituisce la parola ai cittadini, ponendo fine a questa infausta legislatura. Terza questione, la posta politica più generale, lo diceva Loredana. Perché questa insistenza sul cambiamento della seconda parte della Costituzione? Perché la riforma del Senato viene presentata come la madre di tutte le riforme? Ma perché l'obiettivo è chiaro: si vuole deformare, destrutturare la seconda parte della Costituzione, perché in realtà il vero obiettivo è disattivare la prima parte della Costituzione. Quando Renzi e la Boschi dicono, con quella che può apparire una gaffa, e anche lo è da 70 anni che si voleva cambiare la Costituzione repubblicana. Ora, questa cosa, se ci pensate, esprime soltanto sprovvedutezza o non c'è qualcos'altro? Secondo me c'è qualcos'altro. Esprime un senso di estraneità e di ostilità rispetto allo spirito della Costituzione. Questo è il punto. Sono estranei non ai dettagli giuridici, sono estranei al modello di società che è contenuto nella Costituzione. Questa è la posta in gioco. Renzi è l'esecutore di ciò che autorevoli agenzie finanziarie internazionali, ci sono report ufficiali, J.P. Morgan, è stato raccontato anche da ultimo all'Assemblea di Sinistra Italiana, quelle costituzioni repubblicane, democratiche e antifasciste sono un ostacolo, vengono vissute un ostacolo rispetto all'esigenza del grande capitale finanziario di avere degli esecutivi disponibili a fare le famose riforme strutturali. Che quali sono le riforme strutturali? Sono la precarizzazione del lavoro, sono la svalutazione dei salari, sono la privatizzazione della sanità, sono la negazione del diritto allo studio, sono la fine della tutela pubblica del risparmio. Questa è la posta in gioco di ottobre e noi su questo dobbiamo fare la campagna. Io invito veramente a spostare su questo l'oggetto del confronto. Se siamo interrogati risponderemo anche bene su tutti i dettagli giuridici, ma alle persone in carne ed ossa, noi dobbiamo spiegare che la posta in gioco non è il dettaglio giuridico, la posta in gioco è il modello di società. Vogliamo una società come quella che dice la Costituzione, in cui la dignità del lavoro è centrale, oppure no? Vogliamo una società in cui il welfare è pubblico e universale, oppure no? E allora io credo che se davvero legheremo questa battaglia a un impegno straordinario, un messaggio che poi tocca anche i temi legati alla vita delle persone, quel referendum sarà un momento importante nella vita politica del nostro paese, segnerà uno spartiacque
perché chiuderà questa fase infausta del renzismo e del partito della nazione, sarà un grande no a questa deformazione costituzionale e un grande sì alla forza e alla vitalità della nostra carta costituzionale. Grazie. Grazie davvero Alfredo Dattore per la sua illuminante relazione, anche perché anticipa un po' le domande che avevo selezionato